La libreria Bocca, la social TV, il salotto della libreria, ricostruire senza sosta la speranza. Ragazzi, corro perché in realtà la serata è già iniziata. Enrico è travolgente. Siamo in compagnia di Enrico Tallone. Caro Enrico, tuo padre Alberto Tallone fu definito niente po' di meno che da Pablo Neruda, maestro di chiarezza, maestro di purezza, eroe del libro. Allora, tu ti sei trasferito in Piemonte, ad Alpignano, questo è dove c'è il tuo atelier. Tuo papà è stampatore dal 49 e nel 59 avvenne il primo, cioè, poi era a Parigi lui. Tu sei nipote, tra l'altro, del Cesare Tallone, pittore, quindi sei un personaggio pazzesco. Quindi tuo padre è iniziato nel 49 a Parigi, nel 59 finalmente avete rientro in Italia, nei pressi di Torino, dove adesso appunto c'è la tua tipografia, che io ho visto circa 20 anni fa. Io ero piccolino, andavo sul treno, c'è ancora la Avevo locomotiva? gettato un seme quella volta, senti. Vedi, c'è ancora la locomotiva, fantastico. Senti, allora, per parlare del tuo salotto culturale nel quale tu sei nato, citiamo ovviamente Pablo Neruda, già citato, Luigi Einaudi, Sinis Galli, Riccardo Bacchelli, Mario Luzi, insomma, chi ne ha più ne metta. Se qui stasera a omaggiare noi della Libreria Bocca, i nostri ospiti che sono anche numerosi su prenotazione, per fare una serata sulle filigrane, filigrane che poi vediamo anche esposte dietro di te per dare un po' di luce, far vedere l'essenza della pagina del foglio. Basta, carta bianca, scusami di questa Grazie, grazie. interruzione, no, grazie a Allora, con tutto questo palmarès, pensate quale fardello io ho addosso, perché diciamo, te. essendo figlio e nipote di tutte queste persone importanti, Tu sei un no, se io avessi fallito grande. sarebbe un disastro. Invece, se uno ci riesce, dice grazie, con tanto diciamo di antenati, deve riuscire per forza. Vabbè, comunque. Allora, appunto, parlando della bellezza delle carte, stavo dicendo che queste filigrane danno l'identità alla carta che prima non ce l'aveva. E quindi diciamo questi stracciaioli li portavano alle cartiere. Tra l'altro gli stracciaioli erano anche molto, come dire, persone che prendevano anche il ferro vecchio e magari mettevano una pietra dentro una tasca di una giacca per farla pesare di più al cartaio, per cui diciamo i cartai dovevano essere molto attenti. La cosa importante nelle carte è che tutti questi stracci, una volta cerniti, una volta diciamo divisi, venivano messi in dei casciotti di pietra a fermentare, perché la fermentazione diciamo, vengono un po' lavati, inumiditi e fermentati. Quindi quando il ministro di cartiera metteva la mano dentro l'impasto e a stento riusciva a tenere, era il momento giusto per toglierli e metterli sotto i martelli pneumatici, martelli diciamo idraulici. Ora è molto importante per fare la carta l'acqua, perché l'acqua deve avere molto calcio e sono buone quelle acque dove c'è guizza, la trota o il temolo, e non c'è il gambero di fiume. Per esempio, il gambero di fiume è già diciamo, un'acqua troppo ricca che può avere già dei germi. Invece, quelle acque che scorrono su queste pietre lisce, quest'acqua che viene dai nevai, è quella ideale per fare la carta. Per cui, tutti i luoghi cartari hanno sempre la fortuna di avere, per esempio, a Fabriano c'è il fiume Giano che ha questa caratteristica appunto dell'acqua. Importantissima l'acqua, non solo per fare il caffè a Napoli o la pastiera, ma anche per la carta è importantissima. Ecco, ciò che distingue, diciamo, la qualità della carta dal prodotto industriale è la luminosità, perché nel prodotto industriale, diciamo, si gettano masse di materiali e per cui la materia, come dire, soffre, è triste. Invece nell'antica lavorazione, che si fa ancora oggi a mano, diciamo, questi lini, questi cotoni risplendono tutta la loro luce e con l'arte nera che si coniuga con l'arte bianca, cioè l'arte della stampa e l'arte della carta, sposate insieme sono veramente qualcosa di straordinario, perché chi ama un'opera letteraria poterla leggere con chiarezza, per cui diciamo il libro ha anche una sua ergonomia, una sua piacevolezza, perché il bibliofilo, esistono anche i bibliofili feticisti che tengono i libri solo per la bella rilegatura, ma ci sono anche coloro i quali che un'opera letteraria che amano profondamente amano anche vederla vestita bene. E questo non è solamente il privilegio dei grandi tipografi. Beh, pensiamo per esempio a Giambattista Bodoni, che in queste pagine che hanno la luminosità di un ghiacciaio e la maestosità di una vetta alpina, presentava delle opere letterarie con questi caratteri neoclassici che si stagliano con questo nero vellutato sulla carta, per cui diciamo quelli sono monumenti alla letteratura. E per cui il libro, e qui siamo in una libreria, il libro veramente coniuga la civiltà, perché c'è tutto questo sapere, l'ergonomia, la bellezza del libro e la carta, diciamo, è poi il supporto principale, quella che fa più peso, quindi importantissima. Poi nella fine, diciamo inizio 800, non erano più sufficienti gli stracci,
E quindi i francesi e gli inglesi inventarono delle macchine che potevano fare la carta in continuato. E quindi si continuò a fare della bella carta, però a questo punto non si usarono più gli stracci, ma si gettò dentro magari anche, non so, delle fibre diverse, molto più vili, se vogliamo. Infatti, purtroppo, i libri dell'Ottocento spessissimo sono libri che non reggono perché la carta è secca, è acida e si spezza. E quindi, diciamo, come dire, il privilegio di queste carte fatte a mano sta proprio nella luminosità e nella durata dei secoli. Se noi prendiamo un'edizione Aldina tutt'oggi, è croccante, scrocchia, e ha questa luce, perché poi i cartai nascevano in famiglie di cartai e quindi già, diciamo, suggendo il latte della mamma sentivano parlare di carta, e per cui, diciamo, tutti i mestieri erano arti. Non è come oggi che magari uno, non so, i sacchi-würstel, poi va a fare l'idraulico, poi va a fare, magari bravissimo, per carità, ma c'erano, come dire, uno era calato nelle arti, quindi tutti i mestieri erano arti. Pensiamo appunto a queste donne che cucivano le filigrane e appunto, come ripeto, vedrete poi bene da vicino, sono delle filigrane di una bellezza assoluta, c'è un senso di enfasi incredibile, ce l'avevano dentro, questa è una cosa meravigliosa. Ecco, poi tenete presente che tutte le carte sono vergate per loro natura, cioè viste in trasparenza si intuiscono queste vergelle e ponticelli che rispecchiano il telaio che le formava. Poi un inglese, un certo Baskerville, fece fare dal cartaio Wattman un telaio così fine che a quel punto, diciamo, si raccoglieva la carta e non si vedeva in trasparenze, non si vedevano le vergature. Ora le vergature sono importantissime perché, per esempio, nella contabilità di Luca Pacioli, praticamente nei registri si seguivano queste vergelle ponticelli, erano una guida. Però fecero questa carta cosiddetta Velin, che però vuol dire da vello, non da velina, perché esistono anche le carte veline sottilissime, e questa carta, quindi dal 1750 in avanti, si trovano sia le carte vergate, che si continuano a fare ancora oggi, e soprattutto le carte velin, quindi diciamo senza la vergatura. Quindi voi non potete trovare una carta prima del 1750 che sia velina, perché sono tutte prima vergate. Ecco, il Baskerville, esatto, perché poi queste carte venivano anche battute al maglio, lisciate, cioè c'era tutta una, ecco, Aldo Manuzio, fantastico. Aldino, c'è. Veramente, cioè, i maestri cartai, poi le carte una volta collate venivano messe ad asciugare, e per cui si alzavano anche in piena notte perché veniva la corrente d'aria, e se no la carta si incartava troppo. Per cui veramente, quando dopo mesi e mesi andava sul mercato, era una gioia. Pensate per esempio ad Annunzio, che negli anni 20, negli anni 10, se non avesse avuto davanti un mazzetto di carta di Fabriano non avrebbe scritto, perché la carta bianca era come un'attrazione verso la letteratura, no? Pensate a questa meraviglia. E appunto a Fabriano si portò la carta alla perfezione. Tutt'oggi le invenzioni di Fabriano sono fondamentali, quindi la collatura, le filigrane e i martelli per il pisto. E la cosa interessante è che, siccome i cartai erano delle dinastie, a forza di mettere le mani dentro il cascio per formare diciamo nel telaio, il pollice era molto largo, per cui si può ancora riconoscere oggi a Fabriano o in altri luoghi di carta, dove si abbecca la carta, i discendenti di cartai, perché il pollice atavicamente è ancora molto largo. Sì, ci sono anche questi aspetti qui proprio... di deformazione del mestiere. Esatto. Poi la carta fatta a mano non ha fibra, perché la carta fatta a macchina, il cilindro formatore, che può anche essere una bellissima carta, ma il cilindro formatore mette tutte le fibre in un certo senso, per cui poi lo stampatore deve stare attento, perché se stampa contro fibra il libro si apre male. Okay. Invece la carta fatta a mano, essendo, diciamo, nel tino, le fibre sono interconnesse, e per cui la carta non ha fibra, nel senso che ce l'ha in tutte le direzioni. Allora, se vogliamo riconoscere se un foglio di carta è fatto a macchina o è fatto a mano, si prende un tondo, lo si mette nell'acqua, se si arriccia da due parti consecutive vuol dire che ha fibra, se si arriccia da tutte le parti vuol dire che è fatta a mano. Questo è proprio il... Ecco, tenete presente che appunto la carta ci viene dall'Oriente, così come i caratteri mobili, perché se noi diciamo a un cinese che l'invenzione è di Gutenberg, si può anche arrabbiare, perché è da lì che viene la tipografia, e così da lì vengono le carte, diciamo, questa è proprio la meraviglia, dobbiamo riconoscere a loro questo primato. Gutenberg è stato un reinventore, anche se poi molti vantano, noi abbiamo Cennini, abbiamo altre persone a Firenze, che anche, cioè l'invenzione era matura,
Si dice già che i bambini degli antichi romani giocassero con delle letterine fatte di terracotta o di legno, per cui diciamo l'invenzione era matura, la tipografia, e quindi a questo punto è arrivata. Però le carte orientali sono diverse da quelle occidentali. Esatto, le carte orientali. Ce l'ha spiegato prima che tu arrivassi. Hanno una fibra, totalmente differente, e quindi, però appunto vengono da lì, da questo viaggio straordinario, Samarcanda, e poi finalmente la Spagna, la Sicilia e poi l'Italia. E poi ovviamente il nord Europa, che è diventato oggi il più grande fornitore di carta, perché la carta non si fa più con gli stracci, tranne che quelle poche per gli artisti, ma si fa con la cellulosa. Quindi... Ecco, poi c'è anche da dire che la carta è come una membrana del tempo. Per esempio, noi abbiamo qui delle carte stupende. C'è una carta lombarda del 1481, quando Lodovico il Moro era da un anno reggente, e Milano, così come Venezia, erano luoghi del grande commercio, della grande ricchezza, dei grandi signori anche. E quindi, diciamo, queste carte possono incorporare il corpetto di Lodovico il Moro, perché poi quando lui lo ha dismesso, questo non è andato perduto, è andato ai parenti, ed è diventato carta. Per cui in questa carta del 1481 possiamo già trovare, diciamo, la canottiera di lui quando era bambino, o le braghe corte, no? E quindi, diciamo, queste carte parlano veramente, e tant'è vero che durante le guerre la carta diventa triste, perché non ci sono più materie prime, e quindi la carta, diciamo, a questo è proprio scura, non comunica. Io ho delle carte fabbricate durante la guerra che sono proprio tristi, proprio prime. Esatto, sentono proprio, diciamo, questa atmosfera terribile. Speriamo di non andare di nuovo verso questa. Ecco, c'è anche da dire che il Novecento è stato forse l'ultima epoca della carta, perché i cartai avevano ancora un piede nell'Ottocento, e però avevano già l'entusiasmo per la tecnologia, e quindi riuscivano a fare delle carte stupende. Oggi io vedo che anche nelle stamperie si usano carte tipo plastica, tipo nylon, e per cui veramente la scienza, la bellezza della carta, credo che il Novecento abbia avuto un apice assoluto, e che forse questo non si ripeterà più. Però rimarranno come testimonianze i libri fatti su carte belle ancora oggi, che gli artisti, le cartiere di Arsch, le cartiere di Fabriano, le cartiere di Amalfi, producono delle carte molto belle, e queste, diciamo, rimarranno. Anche se queste carte di oggi non partono più dallo straccio, perché è sufficiente che anche un bel gilet di cashmere, ormai sono tutti inquinati da un po' di acrilico, e quindi al cartaio non serve più. E quindi, diciamo, anche un foulard meraviglioso alla fine potrà avere una grande carriera come straccio da officina, e non diventerà mai un foglio di carta. Questo è il... Poi a un certo momento, diciamo nell'Ottocento, si inventò un altro tipo di carta, cioè la carta patinata, e quindi la carta divenne da vegetale a minerale, perché cioè del gesso, del caolino. Questo perché? Perché si potevano stampare molto bene le illustrazioni. E quindi buona parte, appunto, dei libri, appunto, in questa prestigiosa libreria, sono su carta patinata, che non è una carta, diciamo, brutta, però è una carta che non è più parente di quella carta, ma è, diciamo, più sul minerale che sul vegetale. E questo è appunto il... E i tempi di durata di questa carta? Perché molti dicono che poi questa carta qui non è che durerà tantissimo. Allora, la carta patinata ha un nemico formidabile, che è l'umidità. Ecco, perché se diciamo queste carte, questi libri vengono poi lasciati a un nipote che li lascia in una cantina, cioè, l'umidità, diciamo, le incolla e diventano dei mattoni. Se invece è tenuta bene, potrebbe a un certo punto sfarinarsi, però potrebbe durare anche a lungo, però bisogna tenerle bene queste carte, questo è molto importante. Poi alcune patinate si spezzano, come sempre, perché dentro il caolino, appunto. Sì, esatto. Essendo minerali tendono a... No, lo so perché usavo per la punta d'argento, no? Che facevo io, ma mentre usando, non so se lei è pratico, la punta d'argento è una tecnica antichissima. Pensa. che usava Leonardo, colorava le carte con la tempera e poi con l'ossido d'argento disegnava. Ah, che meraviglia. Nell'Ottocento si usava questa carta, la prima carta patinata, però con dentro il caolino, che però tende a spezzarsi. Sì, 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 certo, perché... cose... E poi quando noi compriamo un libro, troviamo sulla bancarella un libro bello che ci piace e lo compriamo, possiamo capire subito se quale percorso ha fatto, perché se sa di muffa vuol dire che il famoso nipote o bisnipote l'ha messo in cantina. È passato. Se invece sa di colla, è stato troppo in soffitta, perché il libro non è l'aceto balsamico che ha bisogno di uno sbalzo di temperatura, e quindi salta fuori la colla della carta e puzza un caldo, po', certo. Puzza un po'. Se invece sa di erbe profumate, di fiori secchi, che spesso si trovano anche nei quadrifogli, è stato in una biblioteca amata. Infatti, quando voi entrate in una casa dove c'è una biblioteca amata, i libri sanno di vaniglia e sanno di erbe secche.
cioè è un profumo meraviglioso che bisognerebbe imbottigliarlo Ci ho provato, io l'ho fatto un profumo di libri, non sa di vaniglia, ma va bene. A patto che i libri vengano puliti. Poi appunto la carta ha centinaia di, come dire, di addentellati. Per esempio esiste la carta cosiddetta carta Bibbia o carta India, è una carta sottilissima per poter stampare libri, non so, di 1000 o 2000 pagine che si contengano entro un certo volume. Certo, sarà sottilissimo. Esatto, e anche lì ci sono degli inchiostri speciali che non devono oltrepassarla, per cui c'è tutta una scienza, ecco. Per cui veramente è ammirevole, come dire, la capacità di trattare la carta che diciamo, ci ha donato anche nell'era industriale dei libri bellissimi, perché anche tra gli editori industriali ci sono stati dei bravissimi, adesso cito Einaudi per esempio, ma tantissimi editori in tutta Italia hanno fatto dei capolavori seppur nell'era industriale, quindi la capacità di poi di dare la nettezza del testo, di stampare bene, perché non è soltanto una questione estetica, ma una questione ergonomica, che un libro stampato bene, cioè che dove il fiore di caratteri viene colto dall'inchiostrazione che la sfiora, poi una lieve pressione la imprime, comunica al lettore questa stessa soavità. Invece un libro stampato male, con troppo inchiostro, troppo nero, pesante, ti dà proprio un tono diverso, così come i caratteri. Ci sono dei caratteri più adatti per la poesia e caratteri per esempio adatti per un testo scientifico o per un modulo, e quindi diciamo si è concretizzato nella civiltà tutto questo stile dei caratteri, che sono poi una ventina di stili diversi, e ciascuno di essi è vocato per un tipo di pubblicazione. Questo, come dire, sta dentro la nostra memoria storica, per cui sono cose anche non tanto codificate, ma sono dentro di noi. Così come esiste il mistero dei caratteri, perché pensate che noi tutt'oggi l'alfabeto maiuscolo della civiltà occidentale è informato sull'alfabeto romano della colonna traiana. Ora, se è vero che il progresso consiste nel velocizzare e sintetizzare, noi dovremmo leggere da secoli, se non da millenni, in stenografia, perché Tirone, lo schiavo liberto di Cicerone, inventò la stenografia. Quindi perché non è avvenuto questo? Tutto questo perché c'è un rapporto tra il segno, il suono e il significato. Se per esempio noi diciamo diciamo S, la S è fatta così, è sinuosa, S. Se diciamo Z ha già due angoli. E quindi diciamo il primato della civiltà occidentale nella carta italiana e nei caratteri anche, perché tutti i maiuscoli della civiltà occidentale sono informati sulla colonna traiana. Poi, nel 1496, Aldo Manuzio stampa il Decano di Pietro Bembo. Manuzio, grandissimo editore, il sommo editore, grande conoscitore di uomini, ha come collaboratore Francesco Griffo da Bologna, grandissimo incisore, al quale fa incidere il carattere minuscolo moderno, cioè quello che noi oggi chiamiamo Garamond, in realtà è il carattere di Aldo Manuzio, quando stampò il Decano di Pietro Bembo. Poi Claude Garamond, che venne 40 anni dopo, come dire, gli dette ancora un allure, però diciamo l'impianto è quello, il primo colpo di clavicembalo della modernità è il carattere che ha usato Manuzio per il Detra, ed è la font Bembo che trovate sul computer. Poi la vera rivoluzione della comunicazione scritta consiste nell'invenzione del corsivo. Si pensa e si scrive in corsivo. Aldo Manuzio fa incidere da Griffo nel 1501 e stampa il Virgilio, il primo libro al mondo stampato in corsivo, che in tutto il mondo è chiamato italico, tranne nella lingua portoghese, dove è chiamato lettera griffa perché onora Griffo. Per cui anche nella comunicazione, ora non vorrei sembrare troppo campanilista, ma lo sono, anche nella comunicazione scritta l'Italia è la madre del mondo. Allora noi italiani nutriamo e vestiamo il mondo, perché sì, diciamo la gastronomia italiana è famosa, senza nulla togliere a quella indiana o cinese, e la moda effettivamente è un nuovo rinascimento, siamo qui a Milano, c'è un nuovo rinascimento, quindi siamo maestri. La mamma l'Italia è la mamma della bellezza, nutre, veste e ha dato tutte queste cose qui. Lo specchio della civiltà è il libro. Qui siamo in una libreria stupenda, sono passati tanti poeti, scrittori, qui in galleria, anche i futuristi, che per esempio i futuristi è stato un movimento, siccome la tipografia si era molto addormentata nei canoni ottocenteschi, i futuristi hanno avuto, diciamo, quest'idea di ribaltare, di dare uno scossone, perché un libro futurista è difficile da leggere con quei canoni, però loro cosa hanno fatto? Hanno usato creativamente i caratteri che c'erano.
E quindi con questa, poi Marinetti era una personalità straordinaria, andrebbe studiato da uno psicologo, da uno psicanalista, perché lui era per distruggere Venezia, distruggere nel senso metaforico, però poi mandava i figli a scuola dei gesuiti, voglio dire, oggi magari sarebbe un grande ecologista, chi lo sa, no? Però questo movimento futurista, che è il contrario della bella pagina bodoniana, tutto sommato è stato un qualcosa di necessario, un lievito che ha rivitalizzato il libro. E anche questo, il futurismo, seppur i francesi dicono che nasca dal cubismo, è un altro primato italiano, perché il futurismo ha avuto degli epigoni straordinari. Se si pensa al libro di De Pero. Pensa al libro di De Pero, anche ardito sotto profilo proprio tecnologico, stampare sulla latta è difficilissimo. E quindi diciamo c'è tutta questa meraviglia e bisogna, io concludo così, che tutto ciò che succede nel mondo succede per finire in un libro. Siamo in una libreria, viva la libreria Bocca! Grazie. Io ho lavorato alla cartiera Binda, pensa, quindi Milano aveva le due cartiere, un primato a livello mondiale, più importanti del mondo. Ma come mai alla fine hanno ridotto? Che nessuno voleva fare più quel lavoro? Io mi ricordo, ho visto tante pubblicità della cartiera Ambrogio Binda, faceva anche la carta cuoio, faceva anche delle carte specialissime, sì, certo. Sì, c'è da dire che appunto, cioè la differenza, l'Italia ha sempre dei primati straordinari, dei fuochi d'artificio, poi però non abbiamo la continuità perché ci interessa qualcos'altro, noi creiamo. Ma veramente la politica che non... Invece a noi interesserebbe mai la politica e non ci mette mai mano. Invece altre nazioni, passo passo, per esempio se uno prende una automobile Mercedes e la confronta con una di 50 anni fa, capisce che questa era nipote di quella, perché hanno perfezionato. Se uno prende una Lancia di 50 anni fa, che era un'auto meravigliosa, non la fanno più. E così oggi, o un Alfa Romeo, no? Un Alfa Romeo, che erano leggendarie, no? Quindi noi siamo così, facciamo degli exploit straordinari e poi lasciamo. È come diciamo il Gattopardo, il padrone del palazzo, arriva il maggiordomo, barone, nella stanza del biliardo piove, chiudiamola. E ce ne sono altre, insomma, cioè la magnificenza, la bellezza del Rinascimento. Ecco, noi abbiamo ancora dentro il Rinascimento. Ecco, se volete poi avvicinarvi qui, vi racconto un po' di queste filigrane. Salutiamo tutti quelli che sono collegati online. Bisogna ovviamente venire in presenza per le filigrane, ma stanno qui solo stasera, quindi le avete perse. Una buona serata a tutti, grazie anche a voi. Grazie Enrico, grazie.